Ritrovati amici di OK Watch Italia. Non vi facevo un po' di video da almeno una settimana buona, forse di più dalla live, che è comunque passato un bel po' di tempo. Sì, no, dalla live una settimana, vabbè, fa niente. Però ve l'avevo promesso, come avevo fatto con Puni Puni, io condivido con voi l'account di Sangokushi. Se non lo volete condividere, va bene, vi spiego come creare il vostro level 5 ID, va bene? E se non sapete come scaricare Sango, io vi lascio o in descrizione o nelle cartelle che passano qua sopra, nelle informazioni che passano qua sopra, vi lascio il link per andare a recuperare il video. Ok, prima di tutto, prima di iniziare questo mini tutorial, perché comunque sarà abbastanza breve e davvero facile, il più l'ho fatto io, voi dovete lasciare un bel pollicione su e in descrizione scrivermi se 1. Giocate già a Sango, 2. Se vi piace Sango, vi piacerebbe giocarlo. Quindi basta, è facile. Allora, una volta che l'avete scaricato, per scaricarlo guardate il video, comunque è davvero facile, co-app e via. Allora, scaricate i dati, funziona come con Puni Puni, comunque come molti giochi di Yokai che vi fanno scaricare dei dati aggiuntivi o comunque giochi in generale. Una volta arrivati a questa schermata, che è la schermata principale, dovete andare qua in alto a sinistra. Vedete che ci sono delle scritte, c'è un rettangolino con delle scritte in giappo. Voi ci cliccate sopra, qua gli date ok e vi compare questa schermata. Allora, quella in alto è la schermata, quella sopra è la schermata che vi permette di creare un level 5 ID. Quindi se voi ci cliccate sopra, è davvero semplice, sarà scritto in italiano, adesso mi incasina tutto quanto, però vi compare una schermata tipo questa qui, è molto bella. Io provo a rimpicciolirla un attimo. Vi dice: registra un nuovo account ai level 5 ID, selezionate il vostro paese, Italy, andate avanti, qui accettate le vostre tutte le cose, inserite la vostra mail, potete anche non ricevere l'email di promozione del level 5 ID, la inserite e il gioco è fatto, ok? Invece, se cliccate quello in basso, non il viola, vi fatto tornare dietro, se cliccate quello in basso, nel momento in cui carica tutto quanto, vi dice di accedere. Io adesso vi do il mio account, va bene? Parte da zero, quindi lo condividiamo, giocheremo insieme. Mi raccomando, non cancellate, non fate cose strane, ma giocate, impegnatevi, perché dobbiamo diventare i più forti nel mondo. Mi raccomando, nel mondo, e mi raccomando ragazzi, occhio, allerta, eh? Allora, la mail è sangoitalia@gmail.com, ok? La password è facilissima, tutto minuscolo, è password 1, easy, password 1, semplice. Facciamo l'accesso, probabilmente adesso mi dirà: ah, vuoi collegare? Ok, eccolo qua, infatti, immaginavo. Lo chiederà anche a voi. Questo dispositivo sarà collegato con il Level 5 ID. Lo vuoi collegare? Sì. Va bene? Noi lo colleghiamo. E avete visto che in alto, a sinistra, è cambiata la scritta e c'è scritto Level 5 L5 ID? Ok, il gioco è fatto. Adesso basta iniziare a giocare. È davvero davvero semplice. Questo discorso funziona anche con Puni Puni. Se volete giocare con Puni Puni oppure no, potete farlo, fate il vostro ID, continuate, non lo so come volete fare, però è davvero davvero semplice. Ricordatevi sempre, il viola generalmente è il no, è il torna indietro, e il giallo è il vai avanti. Ok, noi ci chiameremo Sango Ita, questo è il nome del nostro account, ragazzi. Io credo che arriveranno altri tutorial o comunque l'inizio della storia fatto da me o da Shogu, oppure se al massimo lo facciamo in live, non lo so, inventiamo, freestyle, sapete che mi piace il freestyle e piace anche a voi. E io direi che dopo aver lasciato like, se non avete lasciato all'inizio, e dopo essere passati in descrizione, ragazzi, possiamo salutarci qui. Mi raccomando, commenti a profusione. Noi ci vediamo alla prossima, che non so quando è. Bella lì, ciao ciao!